Benvenuti in un nuovissimo video, quest'oggi in mia compagnia. Se non mi conoscete, io sono Mattia, sono il massimo esperto per quanto riguarda la strategia e la metodologia nell'apprendimento di una lingua straniera. In questo canale educativo e comunicativo che è YouTube, declino tutto il mio sapere per quanto riguarda la lingua inglese. Non lo faccio da solo, ma lo faccio insieme alla mia ragazza madrelingua inglese, Nif McGarrell, nonché English Coach. Ok? Quindi se siete interessati all'argomento, iscrivetevi al canale. Quindi oggi ho il piacere di fare una chiacchierata con voi, ma è parlando di un argomento, parlando di alcuni concetti che molti di voi fanno ancora fatica a comprendere. Quindi parliamo della difficoltà di imparare la lingua inglese. Ok, innanzitutto, se voi vi state ponendo questa domanda e avete cliccato su questo video, significa che state implicitamente dicendo che imparare l'inglese dovrebbe essere semplice. Perché? Perché vi hanno insegnato fin da quando avevate 3 anni, ok? Magari 5-6 anni, quindi alle elementari, che basta studiare le reguline grammaticali, basta studiare alcuni vocaboli e i verbi principali a memoria, basta andare a lezione 3 ore a settimana, basta fare un'interrogazione, qualche verifica, si prende un diploma, un certificato e quindi siamo tutti bravi, felici e belli. La realtà delle cose è che il 97% delle persone che esce dalla scuola dell'obbligo, quindi degli studenti, non è capace a parlare l'inglese dopo averlo studiato per 13 anni. E molte persone, anche dopo aver finito l'università, magari rispetto un'università di indirizzo linguistico, ok, ancora non sono capaci a parlare l'inglese, non sono capaci a capire l'inglese. Quindi il problema. Quindi abbiamo già identificato un problema, che il problema qual è? È il metodo e la mentalità del fatto di ricercare continuamente una cosa semplice, facile e veloce, okay? Che in realtà non esiste se stiamo parlando appunto di imparare una lingua straniera. Quindi imparare l'inglese sì è difficile, okay? Cioè questa è una cosa che non vi volete sentire dire, ma è esattamente la realtà. Cioè se io vi dovessi dire che è semplice, questa cosa non aiuta me e voi. Non aiuta nessuno, perché io vi dico quella che è la verità, io sono trasparente e onesto, ragazzi. Se voi mi dite che volete imparare l'inglese in un mese, io vi dico che in un mese non ce la farete, punto. È così, cioè è un fatto statistico ed è un fatto e non è una mia opinione. Molto importante questo aspetto, non sono mie opinioni, ma sono fatti anche statistici, ok? Quindi ho le statistiche dalla mia parte, quindi sono più credibile, ok? Imparare una lingua straniera sì è difficile, ok? Quindi la cosa che potete fare è semplificare questo processo, ma il processo comunque rimane difficile. Cioè, molti di voi magari pensano, ok, vado a Londra a imparare l'inglese, magari in qualche mese me la cavo. Sì, cioè io sono davvero dalla vostra parte. Cioè, se voi volete andare all'estero, andateci subito. Io, per esempio, vivo qui a Madrid, ho frequentato l'università qui a Madrid, ho fatto tantissimi lavori qui a Madrid, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sì, io vi esorto, cioè vi esorto si dice così in italiano, cioè io vi sto dalla vostra parte se volete andare all'estero, però dovete considerare che sarà difficile, sarà difficilissimo, ok? Non è che siccome voi vi trasferirete a Londra domani mattina, di conseguenza automaticamente, magicamente imparerete l'inglese. No, sarà difficile, magari sarà ancora più difficile. Okay, però vi mettete, questo lo spiego benissimo all'interno del video corso, vi mettete in una condizione dove voi siete obbligati ad agire. Okay? Quindi magari voi adesso vivete in Italia e dite, ma sì dai, l'inglese lo imparo settimana prossima, ma sì dai, il corso lo compro, quindi investo soldi nella mia formazione tra qualche giorno, ma sì dai, prima o poi imparerò l'inglese. Ecco, se voi domani mattina andate a Londra, voi nel giro di 5 minuti, anche quando andrete a fare la spesa, dovete parlare in inglese, punto. O parlarlo, o ascoltarlo, o mimarlo. Cioè dovete, cioè, quindi vi mettete in una condizione, siete in una condizione dove siete costretti a compiere un'azione che vi porterà a un risultato, mentre se siete in Italia ve ne fregate, magari siete circondati anche di persone che non sanno parlare inglese, quindi non vi possono aiutare, e quindi proprio lì siete proprio nella situazione pessima, nella situazione più pessima. Più pessimo che vi potreste trovare, ok? Quindi imparare l'inglese, quanto è difficile imparare l'inglese? Sto leggendo qualche punto che mi sono scritto sul mio computer riguardante questo video, quindi sì, cioè non è che va bene, è difficile se allora dovete considerare questo aspetto. Se voi seguite il metodo sbagliato, non è difficile, è impossibile imparare l'inglese, ok? Cioè, seguendo il metodo accademico, il metodo tradizionale, il metodo che vi viene venduto nelle scuole dell'obbligo e nelle scuole della lingua, per esempio, e seguendo appunto l'approccio di tipo
grammaticale, per esempio, imparare l'inglese sarà impossibile. Ok? Quindi questo è il primo aspetto. Se il metodo è sbagliato, il risultato è sbagliato. Ok? Anche se voi vi impegnate tanto. Quindi voi dite, magari molti di voi pensano, sì, ma io mi sto impegnando tanto, cioè vado tutti i giorni a lezione, faccio esercizi grammaticali, imparo le cose a memoria, ho dei grandissimi voti, ho preso questo certificato piuttosto che questo titolo di studio. Sì, ok, ma i risultati ci sono. No, e allora il metodo è sbagliato. Allora quello che hai fatto è stato tutto inutile. Mi dispiace, ma è stato così anche per me, ok? Quindi, e voi dovete accettare questo fatto, ok? In secondo luogo, giusto per contraddirmi, non esistono cose giuste o sbagliate, esistono cose funzionali e non funzionali. Cioè, spieghiamo nei dettagli questa cosa. Facciamo un'analogia. Io, per esempio, se voi volete perdere peso, dovete fare una dieta che sia funzionale al fatto di perdere peso, ok? Quindi mangiate l'insalata con il pollo e il riso scondito, per esempio. E quindi questa cosa ha la funzione di farvi perdere peso. Ma se voi volete mettere soltanto muscolo, per esempio, dovete mangiare come dei porci, ok? Non andare tutti i giorni a McDonald's, ma comunque mangiare di più. Quindi non esiste una cosa giusta o sbagliata, non esiste una dieta sbagliata o giusta o sbagliata. Esiste una dieta che è funzionale o non funzionale al risultato che vogliamo ottenere. Quindi, per esempio, andare nelle scuole, andare nell'accademia non è sbagliato di per sé, è funzionale a ottenere un certificato. Ma voi non è che quando ottenete un certificato automaticamente saprete parlare bene l'inglese e potete dimenticare dello studio della lingua inglese. No, una volta che avete ottenuto un risultato è la partenza di un continuo miglioramento, perché poi dovete considerare che c'è anche un mantenimento. Se una volta che imparate l'inglese dovete mantenerlo nel tempo. Se non è che imparate l'inglese poi basta, ok? Se non è la vostra lingua madre, è una seconda lingua, infatti sarà sempre al secondo posto, ok? Quindi esiste una cosa che è funzionale e non funzionale. Per esempio, il mio metodo è funzionale a farvi imparare l'inglese reale, l'inglese che vi serve nella quotidianità. Il metodo accademico è funzionale a farvi ottenere un certificato che non vi serve, cioè vi serve se è obbligatorio ed è un requisito minimo, per esempio dell'università o per esempio dell'azienda nella quale lavorate, un requisito minimo, sì, ok, però poi dovete imparare, cioè ragazzi non scappate da questa cosa qui, cioè dovete farvi un culo così se volete diventare bravi, punto, perché il mondo è una competizione, quindi se arriva un ragazzo come me che è determinato, che è motivato, che si fa un culo così tutti i giorni per imparare le lingue, e voi siete ancora lì a ricercare il trucchetto facile, la soluzione facile per imparare inglese velocemente, facilmente e gratuitamente, vi posso assicurare che io a lungo termine vi smerdo e voi resterete sempre indietro, sempre così. Ok? E come io resto indietro in altre cose, ok? Cioè, questa è la vita, questa è la guerra che c'è nel mondo, ok? Quindi imparare l'inglese certo che è difficile, perché se fosse semplice lo sapremmo parlare tutti, ma non è così. Quindi è difficile di conseguenza. Cioè, se poche persone hanno ottenuto realmente un risultato, significa che questo risultato è difficile da ottenere. E certo che è difficile, perché poche persone sono disposte a lavorare sodo, a farsi un culo così tutti i giorni per ottenere questo risultato. È ovvio che è difficile, per forza. E voi dovete considerare, se siete all'inizio, questo è molto importante, tutto è difficile la prima volta. Cioè, è difficilissimo, ragazzi, lo so anch'io. Ce l'ho fatto sia con lo spagnolo sia con l'inglese, cioè non è che sono qui a prendermi in giro. La prima volta che guardate un film in inglese sarà difficilissimo, dovete mettere i sottotitoli, tradurre tutte le parole che non capite, tutte, dalla prima all'ultima, tutte, e continuare a ritradurle 10 volte, 20 volte, 100 volte, fino a quando non siete in grado appunto di riconoscere queste cose. Molto importante questo, cioè è fondamentale, se non fate queste azioni quotidiane tutti i giorni, sarà impossibile imparare l'inglese, impossibile, impossibile. Nessuno ce l'ha mai fatta, nessuno, ok? E quindi appunto è difficile, cioè sarà difficile, ma tutto è difficile la prima volta, cioè dovete anche un po' svegliarvi fuori. Cioè, la prima volta che siete entrati in una macchina perché stavate facendo la patente, cioè era difficilissimo la prima volta, cioè voi magari non vi ricordate, ma è stato difficilissimo guidare la macchina. Adesso potete guidare la macchina bendati senza neanche pensarci, ok? I bambini quanta fatica fanno i bambini a pronunciare la loro prima parola. Quanta fatica fanno?
pronunciare una frase, a capire, a leggere i colori. Fanno tantissima fatica. Ecco, anch'io come voi avete fatto questa fatica da piccolini. Ma eravamo talmente piccoli che adesso non ci ricordiamo. Ma per imparare una seconda lingua è la stessa fatica. Ma nel lungo termine, una volta che l'avete imparata, dovrete solamente, diciamo, mantenerla. Però dentro di voi, se avete fatto le cose bene, avete un'abitudine che sarà sempre dentro di voi. Quindi è una cosa, diciamo, automatica. Cioè, se io voglio cercare informazioni riguardante il marketing, riguardante il business, riguardante le cose, le cerco automaticamente in lingua inglese. Per due motivi. Uno, perché in italiano non ci sono. Se aspetto la traduzione dall'inglese all'italiano, cioè passano anni. E diciamo il mondo della competizione, quindi per esempio nel mio business online devo ricercare queste informazioni in lingua inglese, punto, è così. Ok? E l'altro motivo è che io ho questa abitudine di studiare in inglese, quindi voi non dovete studiare l'inglese, voi dovete studiare in inglese l'argomento che vi interessa, in inglese, ok? Cioè, se siete personal trainer, dovete studiare in inglese. Cominciate a guardare film, scusate, cominciate a guardare i tutorial, le interviste di, non so, di atleti in inglese. È così che si impara l'inglese. Si impara studiando in inglese l'argomento che padroneggiate in italiano, perché sarà di più facile comprensione. Vedete, questi trucchetti, ragazzi, ci cioè dobbiamo anche sviarli un po' fuori, perché sennò, cioè, siete ancora lì a farvi prendere per il culo dalle altre persone. Cioè, dovete svegliarvi fuori, dovete farvi davvero tantissimo un culo così per avere un risultato che è rimarchevole nel tempo e che vi faccia distinguere da quella che è la massa di persone che sono ancora lì inebetiti e non capiscono. Per esempio, io, questo è un altro aspetto, cioè quando voi diventate bravi a fare una cosa, per esempio, io sono bravo a parlare inglese e io so qual è il metodo giusto per farlo, infatti ve lo sto spiegando in questi video e c'è anche un video corso se magari volete comprarlo per farmi un piacere e per incominciare a capire un po' come si fa a imparare una lingua straniera, perché sennò davvero, cioè, sennò davvero continuerete a farvi perculare da tutte le accademie, da tutte le scuole, ve lo posso assicurare, ve lo posso garantire. Quando io, per esempio, mi guardo attorno e vedo i miei coetanei che sono ancora lì inebetiti a studiare le regoline grammaticali, che ovviamente già sanno e che sì, ok, servono, ma non sono la chiave, a studiare i verbi, gli aggettivi a memoria, ancora andare nell'accademia 3 ore a settimana in una stanza dove c'è la professoressa che è madrelingua italiana, tutti i vostri compagni di classe sono italiani, l'ambiente circostante vi parla italiano, cioè studiare 5 ore a settimana l'inglese in un modo così, con un approccio tipo grammaticale, cioè io so di per certo che queste persone non impareranno mai, mai l'inglese, è proprio impossibile, cioè nessuna persona ci è mai riuscita. Cioè io conosco davvero tantissime persone da tutto il mondo, perché vivo appunto qui a Madrid, e ognuno di loro parla almeno due lingue, okay? Due o tre lingue. E vi posso assicurare che non c'è nessuno che mi abbia detto: ho imparato l'inglese a scuola, ho imparato il francese a scuola, ho imparato lo spagnolo a scuola. È impossibile questa cosa. Ma anche per una questione stessa di quantità di ore di esposizione, è impossibile. Cioè, per imparare l'italiano, per impararlo comunque bene, perché siamo madrelingua italiani, abbiamo avuto un'esposizione di 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno per 10 anni e siamo diventati appunto bravi in italiano, cioè bravissimi in italiano, ok? E voi ve la raccontate che avendo un'esposizione neanche la lingua inglese, neanche la lingua inglese perché molti vostri professori sono madrelingua italiani, in un ambiente che vi parla italiano, con i vostri compagni che vi parlano in italiano, quindi un'esposizione di una qualità pessima, pessissima, ok? Pessimissima, non so come si dica in italiano. Cioè, 24 ore al giorno, 365 ore all'anno, ok? Quindi, in inglese ve la raccontate che nel giro, cioè che con un'esposizione di 5 ore a settimana più 5 ore di studio, cioè per una settimana, ok? Per qualche anno, prima o poi imparerete l'inglese, cioè un'esposizione, cioè davvero che non esiste in termini di quantità, in termini di qualità. Come voi potete imparare l'inglese? È impossibile, cioè sarà proprio impossibile imparare l'inglese a scuola. Sarà possibile ed è funzionale ottenere un certificato, ma ce ne facciamo nulla del certificato se poi non siete capaci, in realtà, perché il certificato dovrebbe certificare in teoria che voi siete in grado di padroneggiare la lingua inglese. In realtà certifica che voi avete superato un esame di grammatica, ok? Ma se voi avete un certificato e dovessimo cominciare a parlare in inglese,
Quanti di voi saprebbero rispondermi in inglese e mantenere attiva la conversazione? Nessuno, quindi il certificato non serve, potete stracciarlo. Questa è la verità, ragazzi, sono molto diretto perché se no davvero stiamo qui a prenderci in giro. Cioè, se voi domani mattina venite qui in Spagna e fate un colloquio di lavoro che richiede l'utilizzo delle lingue, lo spagnolo e l'inglese fondamentalmente, voi potete avere tutti i certificati nel mondo, ma quando l'esaminatrice vi fa una domanda in inglese e voi diventate rossi, balbettati, non sapete rispondere in inglese. Cioè, questa persona capisce che voi non siete capaci, quindi il vostro certificato è nullo, cioè non ha valore, zero. Ok? Sì, è un requisito minimo ed è obbligatorio molte volte, ma quindi, cioè, quello che conta è la vostra abilità. È la vostra abilità. Che tutte le persone hanno, ma che poche persone sviluppano perché appunto è difficile. E diciamo la maggioranza delle persone cercherà continuamente le cose facili, le cose semplici, le cose veloci che non esistono. E questo in tutte le cose, e questo in tutte le cose, non solamente con l'inglese. Quindi qui c'è anche il concetto della maggioranza, la minoranza, ci sono tanti concetti, però diciamo che ho spiegato nei dettagli questa cosa, cioè imparare l'inglese sì è difficile, però è un processo che può essere semplificato, per esempio, da una persona come me, una persona che vi dice esattamente cosa fare, cosa non fare, perché? Perché io stesso mi sono fatto un culo così e nel lungo termine ho capito cosa funziona e cosa non funziona. Quindi, per esempio, se domani mattina volessi imparare il tedesco, io saprei esattamente cosa fare, ma così su dei piedi lo so. Perché l'ho fatto sia con lo spagnolo sia con l'inglese. Utilizzo lo stesso metodo procedurale per il tedesco e della stessa cosa, ok? Quindi il metodo procedurale è sempre quello, ma voi dovete capire esattamente cosa fare e cosa non fare, perché sennò i risultati non arriveranno mai. È molto importante capire che non dipende dal vostro impegno se il metodo è sbagliato. Cioè, se il metodo è sbagliato, il risultato sarà sbagliato, anche se voi vi impegnate tantissimo. Cioè, se io domani mattina vado a giocare a golf e impugno la racchetta al contrario, posso impegnarmi tantissimo, ma non diventerò mai capace perché la racchetta è sbagliata. Ok? Quindi o il metodo di come si lancia una pallina, non lo so come si gioca a golf, non mi interessa. Ok? Non è la mia area of expertise. Quindi dovete capire questi passaggi che sono fondamentali. Ok? E quindi per questo video è tutto. Non ho nient'altro da dirvi, cioè, avrei da dirvi tante cose, ma c'ho da fare, sono un ragazzo molto impegnato e diciamo che quasi 18 minuti sono sufficienti. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ci sentiamo al prossimo video, the next video.